Francesco Amodeo è giornalista, scrittore e autore di un libro bestseller che tra l'altro insomma molti sicuramente conoscono e ricordano, cioè La Matrix Europea, in cui tu racconti la nascita dell'Unione Europea e diciamo sì, anche quali sono le magagne. Assolutamente. Ma in questo nuovo libro, quindi freschissimo, ci sono le 31 coincidenze sul coronavirus. Prima di chiederti che cosa c'entra l'Italia in tutto ciò, perché questa cosa ci interessa e ci riguarda, ti chiedo di che cosa parla il libro invece. Il libro parla di 31 coincidenze sul coronavirus e sulla nuova guerra fredda tra USA e Cina. Quindi per la prima volta viene raccontato il virus inteso come arma biologica o comunque come mezzo per raggiungere scopi politici e geopolitici da parte di qualcuno. Vengono ipotizzati anche i mandanti, gli esecutori e quello che può essere il movente per scatenare una pandemia di tale livello. Ovviamente, come forse saprai, io non amo le teorie complottiste, né amo fare dietrologia, quindi anche in questo libro, come ho fatto nella Matrix Europea, porterò alla luce soltanto documenti e prove ufficiali. Bene, no, perché questa è una cosa fondamentale, grazie peraltro per avercela detta, perché insomma in questo periodo a parlare, a toccare certi argomenti, insomma sembra essere, no, scomodo, certe cose diventano scottanti, quindi il fatto che tu abbia quindi delle fonti sicure ci fa pensare, no, che siano cose certe. E allora raccontacele queste fonti. Sono, ripeto, fonti ufficiali, quindi nessuno potrà né smentirmi né dire che si tratta ovviamente di teorie del complotto. L'unica cosa che potranno fare è ripetere per 31 volte consecutive che si tratta di incredibili coincidenze. Quindi è questo anche il titolo che ho dato al libro. Nella mia inchiesta sono pubblicati 3 documenti ufficiali che credo che siano stati pubblicati per la prima volta in un libro italiano. Sicuramente vengono utilizzati per la prima volta per spiegare le possibili cause della pandemia che stiamo vivendo, come ho detto prima, come mezzo per raggiungere degli scopi politici. La prima domanda che io mi sono posto nell'inchiesta è cui prodest, cioè a chi giova questa pandemia? E mi sono reso conto che giova a chi vuole fermare la Cina, ma giova anche a chi vorrebbe disarcionare Trump facendogli scoppiare tra le mani l'economia del paese, come conseguenza ovviamente di un lockdown prolungato, a ridosso delle nuove elezioni presidenziali. Poi ovviamente ci sono coloro che hanno interessi finanziari o interessi nello sviluppo dei vaccini. Mi sono allora domandato se esistessero delle organizzazioni o comunque degli ambienti che avrebbero da guadagnare quindi nel raggiungimento insieme di tutti questi interessi che abbiamo elencato. E mi sono reso conto che noi per esempio facciamo sempre l'errore di generalizzare parlando o di America o di Cina, come se la contrapposizione dovesse per forza rappresentare questi due blocchi. Invece esistono ambienti e organizzazioni che in questo momento hanno interesse tanto a fermare la Cina quanto a disarcionare Trump. O per essere più precisi, esistono ambienti statunitensi e organizzazioni ufficiali che hanno interesse a disarcionare Trump per fermare la Cina a modo loro, quindi non come una guerra, con una guerra commerciale come sta facendo da tempo il presidente americano. Arriviamo così al primo documento ufficiale. Questo documento si chiama Rebuilding American Defense, quindi ricostruire la difesa americana, rilanciare quello che scrivono nel documento la difesa americana e la leadership americana nel mondo. È stato redatto da una organizzazione politico-militare molto forte, formata dai cosiddetti neocon, quindi per intenderci sono quei potentissimi politici e vertici militari che sotto l'amministrazione Bush hanno fatto la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, hanno favorito l'uccisione di Gheddafi. In pratica hanno sempre utilizzato azioni di guerra per raggiungere i propri obiettivi, anche a discapito degli stessi americani. Quindi sono quelli che, pur essendo repubblicani, appoggiavano la Hillary Clinton contro Trump, e sono quelli che, oltre alla Russia, oggi hanno come nuovo nemico la Cina. Bene, leggiamo cosa scrivono in questo documento. Guardate bene, si tratta di un documento del 2000, quindi abbastanza vecchio, ma l'ideologia espressa in quelle parole è oggi viva più che mai,
perché si sta materializzando proprio in, ultimamente, quella che era la loro più grande paura, la loro minaccia, ossia il fatto che una nuova superpotenza potesse in qualche modo scardinare l'egemonia americana nel mondo, quello che sta avvenendo oggi con la Cina. Quindi loro preparano questo documento nel 2000, ma mettono nero su bianco che in quel momento non c'è alcun pericolo per l'America, non c'è nessuna minaccia per la leadership americana, ma si preparano per quando questa evenienza invece accadrà. Ed è proprio quello che stiamo vivendo in questo periodo e lo vedremo. Bene, loro scrivono di essere disposti a tutto perché non c'è nulla di più dannoso per il mondo che la perdita della leadership da parte dell'America. Addirittura scrivono che per accelerare questo processo probabilmente ci vorrà una nuova Pearl Harbor, loro la chiamano proprio così, intendendo che ci voglia un evento che loro definiscono catastrofico e catalizzante per dare una spinta alla leadership americana nel mondo. Quindi la prima coincidenza che io tratto nel libro è quella di mettere la foto del documento dove loro parlano dell'esigenza in futuro di una nuova Pearl Harbor e la frase della conferenza stampa di Trump dove dice il coronavirus è per noi una nuova Pearl Harbor. Quindi metterò queste due fotografie vicine per far vedere la prima coincidenza di cui parliamo. Andando avanti in questo documento, loro scrivono anche come ottenerla questa sorta di nuova Pearl Harbor. E vi leggo testuali parole. Scrivono: forme avanzate di guerra biologica che può colpire specifici genotipi potrebbe trasformare la guerra biologica dal regno del terrore ad uno strumento politicamente utile. In pratica loro cominciano per la prima volta a vedere le armi biologiche non più come un'arma dei terroristi, ma come uno strumento politicamente utile per salvare la loro leadership nel mondo. Ora arriviamo al secondo documento, che è il documento più importante del libro, che noi comunichiamo per la prima volta attraverso questa radio, perché non è mai stato discusso in Italia di questo documento, eppure è un documento ufficiale. Io riporto degli estratti nel libro, ma riporto anche il link alla fonte. Si tratta di un documento del 2004 redatto dal National Intelligence Council, ossia il centro strategico della comunità di intelligence all'interno del governo degli Stati Uniti, ossia sono coloro che forniscono ai responsabili politici, al presidente americano, le strategie di politica estera e di geopolitica. È un documento ufficiale tratto dal sito ufficiale e non esiste fonte di intelligence più attendibile. Ora, lo scenario che loro descrivevano nel report nel 2004, innanzitutto la coincidenza è che era finalizzato al 2020, cioè lo scenario che loro descrivevano si sarebbe avverato secondo loro nel 2020, e dicevano che la globalizzazione nel 2020 sarebbe stata guidata da potenze come India, ma soprattutto come Cina, e contro gli interessi degli Stati Uniti. E si domandano all'interno del documento cosa potrebbe far deragliare questo processo. Amici, vi assicuro che la risposta, leggerla oggi, è imbarazzante, fa venire la pelle d'oca, perché loro scrivono: il processo di globalizzazione, per quanto potente, potrebbe essere sostanzialmente rallentato o addirittura bloccato in assenza di un grande conflitto globale che riteniamo improbabile. Scrivono: un altro sviluppo su larga scala che crediamo possa firmare questo processo sarebbe una pandemia nata in paesi come India o come Cina. Questo è incredibile, perché loro dicono: certo, nel 2020 sarà la Cina a guidare il processo di globalizzazione, non potremmo fermarla con una guerra, però una pandemia, ovviamente loro non scrivono indotta, parlano, certo, di una pandemia in generale, nata in Cina, sarebbe l'unica soluzione per fermare questo processo. Certo. Un attimo e concludo, perché c'è adesso un pezzo importantissimo documento, perché loro parlano per la seconda volta, quindi dopo il documento che abbiamo analizzato prima, della possibilità delle armi biologiche. Infatti scrivono nero su bianco: man mano che i processi della biotecnologia diventano più estesi, fermare il processo dei programmi offensivi di guerra biologica diventerà sempre più difficile.
Quindi nei prossimi anni le guerre si faranno utilizzando armi biologiche. Quindi in pratica nel 2004 i membri principali di tutte le intelligence statunitensi erano concordi sul fatto che nel 2020 la Cina avrebbe guidato la globalizzazione, che per fermarla ci sarebbe voluta soltanto una pandemia, sarebbero state utilizzate in futuro le armi biologiche al posto della guerra tradizionale. Signori, queste sono coincidenze, io le chiamo così, ma sì. Nel 2020 il processo di globalizzazione sta per essere fermato da una pandemia e attraverso un virus che non sappiamo se è utilizzato o meno come arma biologica. Senti Francesco, noi naturalmente siamo molto incuriositi, no, da tutta quanta questo stato di cose. Chiaramente tra poco cercheremo di capire come questa cosa possa ovviamente interessarci, e quindi abbiamo capito che intanto da un punto di vista sanitario ci siamo entrati proprio a tutti gli effetti. Però come mai queste cose sono passate in secondo piano? Cioè magari non ci si è fatto caso, oppure chi ci ha fatto caso, ha fatto finta di niente? Allora, hanno fatto finta di non vedere, perché in questo documento, sempre il 2004, è previsto che lo scontro tra le due superpotenze nel 2020 sarà uno scontro tecnologico. E io vi assicuro che oggi noi stiamo vivendo in pieno, e questo i media tradizionali non lo dicono, ma nessuno mi potrà smentire, stiamo vivendo una nuova guerra fredda tra USA e Cina per la questione del 5G. Ora è ovvio che chi ci ascolta e chi non è esperto di queste materie, sentendo il 5G, pensa che noi stiamo parlando dei telefonini che abbiamo in tasca. In realtà chi mette le mani sulle tecnologie 5G e sulle infrastrutture in questo momento mette le mani sulle blockchain, mette le mani sul futuro dell'intelligenza artificiale, mette le mani sul futuro delle telecomunicazioni, mette le mani sul futuro della cyber sicurezza. Trump, nel suo ultimo report, che si chiama proprio 5G Security Report, che ha pubblicato il 22 marzo sul sito della Casa Bianca, dice che la tecnologia wireless di quinta generazione, appunto quindi la 5G, sarà il motore principale della prosperità della nostra nazione e della sicurezza del XXI secolo. Quindi immaginate che importanza dà Trump a questa questione. Ora, perché viene tirata in ballo l'Italia? Perché abbiamo avuto dei moniti pesantissimi da parte dell'America, soprattutto dalle parole del segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha avvisato l'Italia: non lasciate che i cinesi possano entrare in Italia con la loro tecnologia 5G attraverso Huawei, perché questo rischia di interrompere i rapporti di intelligence che ci sono tra i due paesi, rischia di mettere in pericolo l'Italia, perché può essere spiata dal governo cinese attraverso Huawei, rischia di mettere in pericolo i rapporti con gli Stati Uniti e rischia di mettere in discussione la NATO. Io nel mio libro riporto i documenti pubblicati sul sito della Casa Bianca in cui Mike Pompeo dice all'Europa: non vi permettete di aprire la porta a Huawei, altrimenti rischia di saltare la NATO e interrompiamo ogni rapporto di intelligence. Ora dovete sapere che queste avvertimenti non sono stati ascoltati da nessuno. Cioè l'Europa, pur con delle restrizioni, ha aperto a Huawei, la Germania ha aperto a Huawei, la Francia ha aperto a Huawei, l'Italia continua a fare il doppio gioco, sì, ma non ha chiuso, sì, nonostante gli avvertimenti del nostro COPASIR, che vanno proprio nella direzione degli americani. Il COPASIR ha detto chiaramente che c'è la possibilità che il governo cinese spii le nostre comunicazioni. Ora, la tua domanda era: perché l'Italia? Perché l'Italia è il paese con più basi NATO. Ora, se attraverso queste tecnologie il governo cinese può spiare le basi NATO, ma voi vi rendete conto del pericolo che gli americani pensano possa venire dal far arrivare queste tecnologie in Italia, dove ci sono le maggiori basi NATO e dove noi siamo una piattaforma strategica per gli interessi americani? Quindi hanno il terrore che questo possa accadere, hanno avvisato più volte il nostro governo, questi avvisi sono passati inosservati e ne stiamo pagando tutte le conseguenze.